Secondo voi gli italiani sono ritardatari veramente o è solo uno stereotipo? E se è vero, perché? Andiamo a chiederlo agli italiani. Secondo te gli italiani sono ritardatari? Secondo me gli italiani sono molto ritardatari. Secondo voi gli italiani sono ritardatari? Decisamente, noi due Le poi siamo. ragazze molto più dei ragazzi, quello sì. Sì, abbastanza. Moltissimo. Io sono l'esempio di un ritardatario. Arrivo perennemente in ritardo ovunque. Abbastanza, sono abbastanza ritardatari, però anche questo è vero che è un luogo comune. Che magari all'estero sono visti come ritardatari, però non penso che lo siano sempre. Secondo me no, almeno in Nord Italia non è vero. Sì, gli italiani sono un popolo di persone che arriva sempre in ritardo. La maggior parte degli italiani direi proprio di sì. Sì, penso di solito c'è un orario italiano che vuol dire arrivare a qualsiasi appuntamento mezz'oretta in ritardo. Arriviamo sempre in ritardo, ma facciamo da mangiare molto bene. Quindi, mal che vada, se arriviamo in ritardo, portiamo un bel piatto di pasta. Un pochetto. Perché? Perché tendono 16 alle 9, in realtà alle 9:05, 9:10, tendono a prenderla più con calma e arrivare quando le persone sono già arrivate, almeno c'è già gente. Anche all'università succede che ci sono i 15 minuti obbligatori di ritardo del professore. Io avevo sentito una volta il quarto d'ora. Ah, il quarto d'ora accademico, è vero, il quarto d'ora accademico, sì, è vero. E cosa significa? Significa che se la lezione inizia alle 9, il professore come minimo si presenta alle 9 e un quarto, 9 e mezza. E perché? Perché l'orario è Una questione di indicativo. cultura, Quando dici diciamo un ci vediamo alle orario. 9, dalle 9 in avanti vuol dire che ci possiamo vedere, non prima. Ti godi il momento e arrivi quando arrivi. C'è sempre tempo per farlo più tardi, dopo. Perché? Perché non hanno rispetto degli impegni che prendono e perché comunque lo stile di vita in Italia ti permette di essere ritardatari. Perché amiamo fare un sacco di cose contemporaneamente e È vero, e spesso il tempo non basta, quindi va a finire che ritardi o fai ritardo. che passano un sacco di tempo a cucinare. Ma secondo me forse riflette più in generale uno stile di vita un pochino più rilassato e meno stressato, anche se, vabbè, poi cioè, dipende anche molto, Dalla immagino, nel città. paese, la città, eccetera, però sì. Però secondo me perché l'orario è indicativo, non so bene come dire. Quindi se si dice alle 7:30 in Moscova, vuol dire che anche alle 8 si può arrivare. Voi tendete ad arrivare in anticipo, in orario oppure in ritardo? No, io in anticipo in realtà. In anticipo per poi lamentarci che gli altri sono in ritardo. Esattamente. Anche se provo ad arrivare giusta o in ritardo, niente, cioè almeno 10 minuti in anticipo, però la maggior parte della gente che conosciamo un quarto d'ora in ritardo è la norma. Io personalmente in anticipo preferisco aspettare io piuttosto che far aspettare la persona. Io la maggior parte delle volte arrivo in orario, però mai in anticipo, o in ritardo in orario. Lei tende ad arrivare in anticipo o in No, ritardo? io puntuale. Ok. Puntuale, sì, sono abbastanza puntuale. In orario, tendenzialmente in orario, soprattutto quando mi trovo all'estero, ma in Italia quando capita. E perché arrivi in ritardo? Disorganizzazione. Cerco di fare le cose e alla fine, all'ultimo, subentra delle cose in più e arrivo in ritardo. E perché arrivi in ritardo? Perché io pensavo che gli italiani arrivano in ritardo, ma invece loro arrivano in orario. Quindi io sono in ritardo. Siete in ritardo per l'ennesima lezione e anche questa volta il professore italiano ve ne ha dette quattro. Con i materiali delle nostre puntate non c'è problema, potete sempre scaricare esercizi,
o audio lento e veloce e video senza sottotitoli. Basta essere parte della comunità di Easy Italian. Per saperne di più, il link è in descrizione o qui. E anche voi siete ritardatarie? Dipende. Dai giorni. Dipende da cosa devo fare. Tendenzialmente no. Nel tempo libero odio, sì. Odio arrivare in ritardo e far aspettare le persone, quindi tendenzialmente no. Di quanto di solito? Allora, in tempi brevi 10 minuti, quando va male anche un'ora. Sono un po'... No, io un po' meno, di solito sono sempre in orario, però anch'io più che altro è una questione di organizzazione, cioè mi organizzo male il tempo e quindi per questo. Dipende, quando siamo con nostra madre un'ora in anticipo, da soli... Secondo me per gli standard di qui arriviamo sempre abbastanza in orario, poi quando andiamo all'estero ci dicono tutti che arriviamo sempre in ritardo, quindi sì. E tu confermi che è così ritardatario? non lo so ancora. È la prima volta che usciamo, quindi sì. È una cosa... Quindi vedrai. Esatto, vedremo. Speriamo di migliorare. Ciao. Ciao. Sei una ritardataria o arrivi puntuale? Tendenzialmente sono una ritardataria, purtroppo. Però non è una mancanza di rispetto, nel senso che non lo intendo come una mancanza di rispetto. Subito sulla difensiva. Capisco come può venir percepito così, però per me è una questione di disorganizzazione. Poi mi sento terribile, sono sempre stressata, sudo, corro, ma purtroppo faccio molto fatica ad organizzarmi abbastanza per poter arrivare in anticipo. Ciao! Ciao! Secondo te gli italiani sono ritardatari? No, sì. Secondo me gli italiani... alcuni sì, alcuni no, come al solito dipende dalle persone. Per esempio, io... Scusate. What? Per esempio, io sono in italiano e sono abbastanza... decisamente puntuale, arrivo quasi sempre in anticipo, mentre Katie? Io? Sì, sei inglese e sei decisamente in ritardo quasi sempre. No! Sì! Quindi in realtà dipende dalle persone. Pensi che gli italiani siano ritardatari? Sì, non tutti, dipende molto dalle persone. Dipende molto dalla persona, però diciamo che mi trovo meglio qui che in Inghilterra, perché sono tutti, o sono in tanti, sono come me, quindi mi sento più a casa. Come ti senti quando arrivi in ritardo? Malissimo. Penso che sia una delle cose che più mi fanno... andare in tilt delle cose che possono succedere. Cioè quando so di essere in ritardo inizio a sudare freddo. Tu personalmente tendi ad arrivare in anticipo oppure in ritardo? In anticipo, ma perché sono... mi mette ansia arrivare in ritardo. Invece hai amici che arrivano... Sì, sì, tantissimi, sì. Quasi tutti. Infatti sono sempre a aspettarli. Di quanto? Dipende, vanno dai 5 anche alla mezz'ora. Quindi se sai che l'amico che arriva in ritardo mezz'ora, glielo dici mezz'ora prima di arrivare, almeno arriviamo insieme. Io sì, ho un'amica, un paio di amici che arrivano sempre molto molto in ritardo, senza neanche avvisare del fatto che sono in ritardo. Sì, anch'io, forse sono gli stessi. Sì, forse sì. E come vi sentite in quelle situazioni? Ma a me mi dà fastidio, perché se uno avvisasse anche io uscirei 10 minuti dopo, sufficiente quello. Sempre. Sì, un paio sì. Che proprio manca mezz'ora, 40 minuti di ritardo. E lì aspetti, dai per scontato, quando arrivano, arrivano. Esatto, dai appuntamenti falsi, mezz'ora prima. Io quando ci sono le persone che so che faranno così, dico l'appuntamento con un orario sbagliato apposta, così che poi arrivino un pochino in ritardo per loro, ma giusto per me. Il famoso orario finto. Esatto. Questa è la strategia giusta. Sì, tanti. Questo sì.
italiani e non. Esatto. E di quanto? Massimo un'ora e mezza. Anch'io. Lo aspettate delle ore. Sì, no, ci sono i ritardatari cronici, ce ne sono tanti. Hai degli amici che si arrabbiano? No, adesso no. Cioè, prima sì, adesso capiscono la situazione, vengono a prendermi magari in macchina, aspettano giù e sanno che io arrivo in ritardo, quindi non è più un problema. Vabbè, le mie amiche sono più ritardatarie di me, quindi da tutto questo punto di vista no. E invece tu quando se ti è mai capitato di arrivare in ritardo? Come ti senti quando arrivi in ritardo? Un grande imbarazzo perché io mi aspetto che l'altro si aspetti che io sia puntuale, no? Perché magari poi non è così e lui è molto più flessibile, così, molto più italiano, magari, ecco. Invece no, io mi aspetto che lui sia arrabbiato comunque quando arrivo, ecco. Di solito scrivo e mi mette ansia e mi dispiace per la persona. E tu hai notato una differenza rispetto ad altre culture? Sì, soprattutto quella asiatica, che sono molto precisi, o comunque rispetto anche se rimaniamo in Europa, ai tedeschi sono molto puntuali, ad esempio. Gli inglesi, quando sono stati in Inghilterra, sono molto più puntuali, mi sembra, almeno quelli che ho conosciuto io. Spagna, non parliamone neanche, l'orario per gli spagnoli è un optional. Per cenare soprattutto. Ma anche in Italia c'è tante differenze, per esempio fra il nord e il sud. Al sud dici ci vediamo per le 9, vuol dire dalle 9 in avanti. Qua invece ci vediamo per le 9, gente che alle 9 si presenta. Non io. Ma gli altri, neanche io. Sicuramente sì, nei paesi del nord Europa. Lì sono molto molto più puntuali, soprattutto per quanto riguarda i mezzi di trasporto, ho notato una differenza notevole, però insomma dai, adesso ci stiamo un attimino anche noi equiparando. Alcune uguali, tipo gli spagnoli, anche, no dai, sono tutti un po' in ritardo secondo me. Sì, non so. Direi che italiani e spagnoli sono i più ritardatari, però non ho esperienze con altri, esatto. Sì. 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 Io sono stato in Austria un paio d'anni fa e sono precisi come... cioè, allucinante. Non sgarrano di un minuto. Secondo voi è importante essere puntuali? Sì. Sì. Sì, è importante, ma non sono praticante nella... Sì, però sì, anche assolutamente per una questione sì. Di rispetto, però sì. Dipende. Esatto, dipende da... Di sicuro in ambito lavorativo, sì, se è un aperitivo con gli amici può anche essere... Puoi arrivare in ritardo. Esatto, puoi arrivare in ritardo. Però secondo me la puntualità in certi frangenti è importante. Una cosa interessante, abbiamo parlato con molte persone che hanno detto che tendenzialmente gli italiani sono ritardatari, ma è che i loro amici sono ritardatari, ma loro no. Quindi o sono dei bugiardi oppure solo le persone particolarmente organizzate si fermano per fare l'intervista. Abbiamo parlato anche con alcuni ritardatari e quindi sembra che sia una cosa un po' dovuta alla cultura e un po' dovuta alla persona. E voi siete ritardatari? Se sì, come vi sentite quando siete in ritardo? O se non siete ritardatari, come vi sentite quando gli altri arrivano in ritardo? Scrivetecelo nei commenti. Ciao!